E bene a tutti ragazzi e ragazze, sono Isidoro Gamer 99 Royale per un nuovissimo video. Siamo qui oggi tornati sopra un gioco che penso non portato da un bel po' di tempo. L'ultima volta forse è stato per un video spacchettamento e quindi oggi ci ritroviamo di nuovo per un video spacchettamento. Prima di tutto vi volevo chiedere scusa a tutti quanti per l'assenza che ho avuto sul canale a livello sia di video ma anche ultimamente ho ripreso con le live. Ma ci sono stati vari problemi per il quale non ho potuto portare tot video. Mentre prima, se ricordavate, io portavo un bel po' di video in più, però questi sono dettagli. E poi casomai farò un video a parte dove vi parlerò dei problemi che ho avuto in quest'ultimo periodo. E così via, però non vi dovete preoccupare. Comunque, oggi vi voglio ringraziare soprattutto a tutti quelli là che guardano i video. E anche nell'ultimo periodo, perché si sono iscritte nuove persone al canale, siamo arrivati a ben 41 iscritti, almeno ora che sto registrando questo video. E vi voglio veramente, veramente un mondo di bene, perché questo per me è importante. E però ho notato che quelli che guardano i video, la maggior parte, non sono iscritti. Più del 70% non siete iscritti, quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, perché a voi non costa nulla, ma a me significa veramente tanto. E commentate sotto questo video se volete altri video del genere e anche mi piace, perché almeno così mi fate sapere se vi piacciono. Io, come potete dire, ho fatto un bel po' di acquisti qui, di pacchetti e così via. Ho fatto un bel po' di sfide in quest'ultimo periodo. Iniziamo, io direi di iniziare un bel sole e luna, gioco di squadra dovrebbe essere. Sì, perfetto, gioco di squadra. Quindi io direi di iniziare con gioco di squadra, ragazzi. Apriamo. Un bel po' di tempo, raga, che non spacchetto anche in real life, quindi mi sto proprio perdendo quell'abbrezzo di spacchettare. Tra l'altro, gioco di squadra mai aperto né sul canale, mi sa, ma neanche su GC Online. Prima è andata proprio malissimo, un pinsel, ok. Però, raga, possiamo fare anche qualcosa di meglio, dai. Un bel pacchetto bomba, due carte coperte così subito per la seconda. Andiamo avanti. Gyarados, questo no, Holo, sì, Holo. Vabbè. Comunque, per oggi vorrei almeno trovare una fuoriserie, almeno così da trovare qualcosa di bello succulento, ecco, diciamo così. Andiamo di tuoni perduti. Mamma mia, pacchetti abbastanza vecchi. Sono riuscito a... Alcuni pacchetti sono veramente vecchi. Sono riuscito a prendere questi pacchetti che sono vecchi, quindi facendo vari scambi, varie cose, portarmi a casa un paio di pacchetti così sono veramente ottimi. Alcuni si potevano comprare, quindi alcuni li ho comprati. Questo sintonia mentale, io direi di andare con Astri Lucenti, che è quella lì, ovviamente la più recente, raga. Se non è, no, non è vero, non è la più recente, perché dovrebbe esserne uscita già un'altra. Però come ho detto, ultimamente sono stato impegnato, quindi non sono stato proprio a seguire al top tutte le uscite dei Pokémon e così via. Però, di nuovo, due carte coperte. Niente di che, niente di che. Vabbè, andiamo, continuo. Purtroppo non sono riuscito a prendere qualche pacchetto di evoluzioni. Quelli sono di solito quelli lì che vanno sempre di... Quelli là che droppano un po' di più evoluzioni, però... Ricordo che io ho iniziato proprio. Kingler V Max. Questa è buona. Ok, raga. La prima è andata. Perfetto. Prima carta buona andata. Su quanti pacchetti non lo so. Un'altra holo. Dusk Noir holo. Questa è buona, anche questa. Io più che altro punto da trovare delle carte che si possono scambiare molto facilmente. Perché scambiandole facilmente posso reperire altri pack per poter riportare altri video. Vabbè, come carta rara, niente di che però. Noi continuiamo ad aprire. Dopo qui sotto nei commenti, fatemi sapere quanti pacchetti abbiamo aperto e su quanti pacchetti quante cose abbiamo trovate buone. Mimikyu V, questa è buona, anche questa. Ok, quindi questo bel pack qui ci sta portando un bel po' di cose, evoluzioni, no, astri lucenti.
Abbiamo anche evoluzioni etere. Allora, vediamo un pochino cosa troviamo qui, se troviamo qualche altra cosa. Allenatrice! Orgoglio di Mary. Due, una appresso all'altra, signori. Questo mi piace, sto pack, raga, veramente mi stanno piacendo questo spacchettamento. Siamo tornati proprio in bellezza, in bomba. Ok, tra l'altro, raga, mi sa che questo artwork dovrebbe essere un artwork vecchio rivisitato, perché dovrei avercelo qui in collezione da qualche parte. Di qualcosa un po' vecchiotto tipo Sole e Luna, se così. Non vorrei dire nulla di che. Allora, colpo fusione no, io andrei di evoluzione etere, che quelli là un po' più recenti. Poi ci facciamo gli ultimi restanti, tipo colpo fusione, queste cose così. Che sono quelli lì che droppano un po' in più. Penso che avete capito, no? Di cosa sto parlando. Vediamo, vediamo. Vabbè, una carta coperta e niente. Vediamo un pochino, vediamo un pochino. Regno glaciale. Sì, andiamo di regno glaciale a questo punto. Vediamo di fragore ribelle, dovrebbe essere. Giusto, non mi ricordo, ragazzi. Ho giocato un po' di tempo fa prima di farmarli. Ultimamente ho preso gli ultimi pack, quindi veramente non potete darmi nulla. Dirmi tipo come non ti ricordi quello che hai preso oppure perché. Allora, questo video vi dico la sincera verità: è pronto che doveva uscire prima di Natale. Oh, scusate, tra la pizza di però non so quanto si sentirà. Poi la sono giusto in editing. Bella questa, non l'avevo mai vista. Energia fortuna. Bella, ci sta. Mi piace. E niente, niente ancora. Cioè, non stiamo trovando più nulla. Questo che cos'è? Vediamo. Tempesta argentata. Mi sa che questo è l'ultimo, sapete? Sinceramente, raga, non lo so. Ho avuto impegni con la scuola, quindi non ho spacchettato più per un bel po'. Poi il video era pronto per Natale. Cioè, qualche mese prima di Natale. Poi abbiamo avuto problemi. Chi è? Magierna V? Però questa è una V particolare. È una V full art. Sì, è una V full art. Buona. Mai viste. Ragazzi, è il nuovo set. Se non si chiama V full art, scrivetemi sotto nei commenti come si chiama. Quindi può essere anche io che mi sbaglio perché giusto me. Questa è Regidragon V astro. Ma questa è anche Hyper? Sì, V astro Hyper. Non lo sapevo. Raga, attualmente non so il valore che hanno sul GCC online, non so il valore del mercato esterno, quindi quello là proprio delle carte cartacee. Ancora? C'è Chisnaught V? Si legge così? Dovrebbe essere? Penso di sì. Voltaggio sfolgorante? Ma se andiamo di voltaggio sfolgorante. Raga, però sta andando bene lo spacchettamento. Ok, iniziamo ad aprire. Intanto io vedo un attimo una cosa. Voltaggio sfolgorante, signori. Vediamo. Niente. Vabbè, però raga, quello ha portato molte, ma dico molte soddisfazioni, quel pacchetto di prima, cioè Coalsan V. Coalsan V, mamma mia. No, raga, veramente, cioè, se ogni tanto mi sentite per quei minuti di silenzio è perché veramente quando spacchetto. Origine perduta, questo neanche l'ho aperto. Ci sono troppi pack che non ho aperto. Cioè, se non mi sentite che tipo mi frizzo per qualche minuto. Oppure per qualche secondo. È perché sto ancora metabolizzando il fatto che ho trovato dei Pokémon. Una Holo, ok. Cioè, che ho trovato dei Pokémon che io. Di solito, quando abbiamo fatto i spacchettamenti, non è che trovavamo chissà quanto, anche le sfide con i miei fratelli. Due carte coperte. Allenatore? Solo un allenatore. Chi è? Chi sei tu?
L'ordine del cavo. Cambi uno del Pokémon della panchina al tuo avversario con il tuo Pokémon attivo. Questa può essere veramente utile quella carta. Si vede anche nel competitive. Nel competitive e così via. Vediamo un pochino. Non dico nulla, raga. Ho visto solo negli scambi questa carta, per cosa la davano. Ho detto tutto. Ma penso di non scambiarle. Io che sono amante di Charizard, veramente penso di non scambiarle. Però non ricordo come si chiama quella carta. Ha un nome specifico, Charizard qualcosa, però attualmente non ricordo. Ok, Charizard Alternative Art, quella forse, si può essere. Cioè, veramente io ho scioccato. Allora, io direi di andare di colpo fusione e poi per ultimo ci teniamo quello lì di Sole e Luna vecchio. Che attualmente non ricordo il nome, dovrebbe essere legami ossidabili. Boh, non ricordo bene. Vabbè, tutti nuovi, perché come ho detto sto mantenendo sti fa... un'altra V, Inteleon V. Un altro Arthur spaventoso, bellissimo. Mi piace. Mi dispiace per di essermi goduto poco questa tipologia di generazione. Cioè questa generazione che proprio non l'ho goduta. Un'altra V. Dodrio V. Scusa, ma Dodrio non è quello con... No, quello è Dodrio. Sì, Dodrio viene dopo Dodrio, perché dice di base? Sarà perché è una V? Vabbè, non lo so. Ah no, lucentezza siderale, perfetto, ho sbagliato totalmente pacco. Ah, spada e scudo? Pensavo era solo il 1, ok. Mai aperto anche questo, quindi non so cosa si può trovare. Se voi lo sapete, trovo qualcosa di buono. Fatemelo sapere, anche penso me ne accorgo se trovo qualcosa di buono. Vigileghi, vabbè. Non è neanche oro, potrei andarci almeno oro, potrei darci. Vabbè. Io direi di andare a vedere un po' i Pokémon che abbiamo attualmente. Beh, a parte c'è un bel po' di roba. Perché, come già ho detto, ho spacchettato anche un pochino, vedete il pro degli Articuno, questi qui. Questi qui anche, vedete? E questo... Questo qua, Gex Aleati. Archeos di Alga e Palkia. Vabbè, c'erano le carte che abbiamo trovato in passato nelle sfide. Tutte le holo, tutte le carte speciali, così abbiamo Charizard qui. Mamma mia. Cioè, allora, fiamma maestosa. Questo attacco infligge 50 di danni in più per ogni carta Dandel nella tua pila degli scarti. Cioè, fatemi capire, se io prendo Dandel e lo scarto, questo attacco infligge 50 di danni in più. Ma è OP. Ma è OP veramente. Vabbè, Cinderace abbiamo qui. Abbiamo... Questo mi sa che l'abbiamo trovato oggi. Qua al Salve, mi sa di sì. Abbiamo trovato un bel po' di carte oggi, soprattutto gli allenatori. Inteleon V. Ma questo non è Inteleon? Chi sei tu? Delmisel V. Non lo conosco. Già. Ma la carta di Charizard, mi sa che non è scambiabile, ho visto. Perché non mi carica? Non è scambiabile, forse devo... Vabbè, raga, che dire. Io vi saluto così, grazie ancora per gli iscritti, non so veramente come ringraziarvi, vi ringrazio veramente col cuore. Un abbraccio da Isidoro, ciao e al prossimo video.